Frena il Bitonto, il Foggia ringrazia e aggancia in vetta la capolista del campionato di Serie D, Girone H, a Vallo della Lucania e 1-1 tra Gelbison e Bitonto, una rete per tempo, dividono la posta in palio. Nel primo tempo, pronti e via ed è subito palla in rete per la Gelbison, sugli sviluppi di un calcio piazzato, l'arbitro non convalida per fuorigioco. Il Bitonto si fa vedere pochi istanti dopo con la conclusione da lontanissimo di Marsili, innocua sul fondo, ci prova da fuori anche Turitto, il suo destro è potente ma troppo alto sopra la traversa. Il match è avaro di buone occasioni, Paterno cerca una sponda di testa in aria per i compagni, D'Agostino è attento, al 31esimo Lattanzio riceve in aria dopo il tentativo svirgolato di Vacca, conclusione in rete ma l'attaccante bitontino è in fuorigioco, al 34esimo risponde la Gelbison con Pipolo che ruba la palla, Tedesco non ci pensa due volte e calcio in porta, traiettoria alta di non molto, al tramonto del primo tempo Paterno punta l'avversario, entra in aria e viene atterrato, per l'arbitro è calcio di rigore, 43esimo dal dischetto lo stesso attaccante capitano del Bitonto spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi neroverdi che mettono la freccia dunque poco prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa ripartono forte alla ricerca del pari, al 47esimo scambio tra Zanghi e Simonetti, l'attaccante da ottima posizione calcia debole, facile per Figliola. La Gelbison ci prova anche su punizione, l'estremo difensore bitontino risponde presente, allontana il pericolo. Il Bitonto risponde con la sponda di Paterno per il neo entrato Montaldi, tiro centrale facile per D'Agostino. I padroni di casa mostrano di crederci sul serio e al 75esimo Tedesco corre via superando una difesa bitontina immobile, palla per Simonetti che al volo fa secco Figliola e 1-1 a Vallo della Lucania, capolista di Serie D in questo momento ferma sul pari, la sveglia suona immediatamente per il Bitonto, un minuto dopo infatti scambio Paterno-Montaldi con quest'ultimo che conclude, D'Agostino mette in angolo e salva il risultato, all'80esimo Gelbison che si complica la vita con l'espulsione di Esposito costretto a lasciare il campo, padroni di casa dunque in 10 per gli ultimi minuti, tuttavia nell'ingresso di Mercai e nemmeno i 5 minuti di recupero concessi permettono al Bitonto di ritrovare il vantaggio, triplice fischio e 1-1 il finale di Vallo della Lucania, la capolista del girone H di Serie D ora non è più sola al comando, agganciata dal Foggia.